Hakuna Matata ragazzi e ragazze, ben ritrovati dal vostro Ciccio Camera 89. Siamo tornati qua in un nuovo video di Clash Royale. Subito un bel pollice in su. Vi voglio ricordare che la prossima settimana, questa settimana qua, c'è il Romix. E giovedì, venerdì, sabato e domenica ci saranno i Battle Track di Ciccio Camera 89 a vendere i panini più buoni sulla faccia della terra, i burger di Ciccio Camera 89. Invece sabato e domenica sono a presentare Romix per foto, video, starò sul palco, vi presenterò qualcuno di speciale, insomma, tanta roba. Andiamocene su Clash Royale. Codice creatore Ciccio Gamer 89, se mi volete supportare, mi raccomando, un bel commentino, un bel mi piace. Abbiamo 1857 trofei, che non sono pochi, posso dire la verità. Posso dire la verità. Sicuramente avete notato che Clash Royale, ovviamente, me la sto prendendo un pochino più calma, perché ho puntato un pochettino di più su Brawl Stars, ma è anche giusto, essendo questo il mio lavoro. Se ho un gioco che va un pochino meglio di un altro, cerchiamo di, no, portarci un po' di pane a casa. Ora, non so se effettivamente la mia giocata sia così goduriosa. Lo vedremo tra poco. Lo vedremo tra poco. Potrebbe essere una grande giocata, dato che lui il boia giallo ha tirato. Oppure no, io questo non ve lo so dire. Allora, sicuramente questa ha un valore eccezionale. Se andiamo, no? Mamma mia, la Valchiria, devo dire che la Valchiria un po' di male me lo fa, mistica. Cioè, praticamente lui ha tutto, e ripeto, tutto quello che mi fa male. Ma non è che dici che l'opponent, sai, c'ha qualcosina che non mi fa male. No, 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 l'opponent ha completamente qualsiasi cosa mi countera. E mi sembra anche un po' troppo. Free, non mi ricordo, c'è un sacco di spell che comunque mi counterano. Ora, tra l'altro, ma che deck ha? Domatore, gigante royale, boia. E chi più ne ha più ne metta. Mescola, regà. Questa è brutta, eh. Questa è brutta. Ha dovuto far per forza così, regà. Perché se no non la racconto mica, eh. Se no non la racconto, ragazzi. Peccato. Allora sì, l'estrattore ce l'ho. C'ho anche l'attacco quello, quello mega potente, se è per quello. Però, ripeto, boia, tutta sta roba qua. Non credo di riuscire a gestirla, eh. Ci provo. Non è che non ci provo. Però mi sembra un po' tantino too much, eh. Mi sembra un tantino too much. Mi sembra un tantino too much. Io quindi devo puntare per forza a fare qualcosa di incredibile da qualche parte. Non so come, non so perché, ma in qualche maniera uno ci prova, no? Ma non è fattibile. Non è fattibile per diverse problematiche che sono sorte in questo preciso istante. Esatto. Adesso io voglio capire, no? Con tutto l'amore del mondo, caro Mirko, ma tu là cosa vorresti fare? Cioè, chiedo per un amico, eh. Chiedo per un amico, che poi in realtà forse mamma mia, però è una goduria. Cioè, battere sti opponent con questi deck è una goduria. Il gioco ha proprio detto: oh, ma sai che c'è, ci sai che c'è, che secondo me questo è stra counter, te lo metto contro. Il problema è che questo non ci aveva proprio un'idea di come si gioca a Clash Royale, perché regà, Stra counter. Minchia, è un dodo. È un dodo di fatto. Allora, cerchiamo di capirci qualche cosa. Ci può stare in tutta la linea. In realtà, in tutta la linea. Che tanto a me mi tocca comunque giocarlo questo, a prescindere. E sicuramente faremo così. Sicuramente. Adesso l'obiettivo è quello. Però non so lui che deck possa avere. E via discorrendo.
Sapete che c'è, che secondo me io me la posso difendere anche senza fare la, la cosa. Se io facessi così, secondo voi ha senso? E se io facessi così? L'attivazione non è particolarmente goduriosa. Mi sopravvive la strega? Sì. E allora perché non sfruttare il momento e andarci direttamente a cannone? Questa è l'idea che... Dato che tu adesso, io pretendo che tu la veleno, me la tiri comunque qua. Cioè, non me l'hai tirata la veleno. Questa è particolare, eh. Questa è particolare come giocata. Perché se io facessi così e facessi così, lui o non mi gioca più niente e quindi sta facendo i 29.000 moschettieri. E qui non è stata male. E qui non è stata male. Io non piangerei, ti dico la verità. Io non piangerei perché c'è poco da fa, eh. Cioè, c'è poco da fa, eh. Ok, con grande tranquillità ci andiamo ad aprire tutte queste casse qua, che poi a me personalmente non è che mi aiutano. Cioè non sì, mi dai un po' di Jolly Elite, ma mi metto in saccoccia. Cioè, quindi raga, mi raccomando, un bel commentino al video, magari commentando qualche partita, dandomi qualche consiglio, semplicemente scrivendo quello che vi pare. Un bel mi piace al video, ve lo ricordo perché se no ve lo dimenticate. Lo so che non siete cattivi. Andiamo qua all'estratto di Elisir. Rimango sempre, quando metto l'estratto di Elisir, rimango sempre un attimo per i miei. Ok. Non è semplice qua, eh. Forse devo tirarlo un pelo più a destra. Esattamente. Però ho un'idea. Però io ho una mezza idea. Magari è totalmente sbagliata, perché ho sbagliato. Vedo il tempo. Riesco a togliere per miracolo. Sì. Sì, e ho anche danneggiato. E ho anche danneggiato l'estrattore. Che de sti tempi non è così male, eh. Lui mi tira l'estrattore, io tiro l'estrattore. C'ho un po' un pizzico di estrattore in più rispetto a lui. È così buona come sembra questa play? Sì. Non mi sembra così brutta. Non mi sembra così brutta. Però secondo me io ho giocato abbastanza bene. Io le frecce in realtà le potrei ciclare e gli tolgo questo, perché lui gli arcieri, no? A me sembra molto forte. Non mi pare una cosa così incredibile. So che lui può fare un attacco gigante, ma se io vado sopra di Elisir, io starò appunto sempre un po' in vantaggio. Anche è vero che io in questo momento ho un attacco fortissimo. Cioè, questo è veramente il momento in cui io dovrei spingere veramente tanto, 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 tanto. Però dobbiamo essere pure tanto bravi, raga, eh? Ci proviamo. Ci proviamo. Facciamo così. Facciamo così. Rifacciamo così. Io provo a spingere, ragazzi, perché non troppo, eh. Non troppo mi sembra però sbagliato. Cioè devo pushare. Perché se lui ipoteticamente per 20 secondi sta sempre là, Drago Elettrico sta lì, me la devo giocare molto bene, ragazzi, eh. Molto molto bene. Facciamo così. Siamo così, difensivo, assolutamente. Assolutamente. Allora lui mi poteva, guardate la torre, mica me ne ero accorto. Lui poteva assolutamente vincere questa partita, anche perché aveva un drago elettrico fortissimo, ma probabilmente non sa che contro le golem è veramente forte. Quindi boh, a noi va bene così. E anche chi se ne frega. Ah, rara. Tipo alla Brawl Stars, no? Che ti devo dire? In fin dei conti mi va anche bene. Abbiamo 7.000 di quello. Allora, dato che abbiamo 7.000 di quello,
mi sembra che io lo posso spendere qua. 7.000 non è poco. E io mi vado sempre a prendere, raga, un pezzo di questo qua. Cioè, non mi sembra che sbaglio a fare così. Sono abbastanza sicuro di questo. E per il momento sto tranquillo. Eh sì, io direi che sostanzialmente ci va bene così. Eventualmente esce una carta leggendaria, avete capito, no? E noi ce la possiamo fare, dai. Va bene, ce ne abbiamo 7. Spero di staffa bene, perché sennò poi diventa un po' too much. Buona fortuna. Sarà. Ok, andiamo qua. Facciamo così. Bello, preciso per ciclare. Allora, miner. Non lo so, ho buttato lì a caso, ovviamente. Veleno penso che ce l'abbia. No, ha una razzona. Ah, una razzona, che per assurdo la razzona. A me va anche bene, per assurdo, no, la razzo. Perché io sto comunque ciclando abbastanza bene. Facciamo sicuramente così, che mi sembra un'ottima giocata. Vado a fare così. Voglio vedere la razzo. Adesso sono curioso della tua razzo. Se permetti, adesso sono molto curioso della razzo. Perché la razzo comunque me la devi tirare lì. Io direi di ciclare questo. Direi proprio di ciclarlo. Non mi sembra brutale come giocata. Non mi sembra blutare neanche questa. Quello è danneggiato, stradanneggiato. Ci mettiamo questo. Se mi tira la princess, io so quello che devo fare. Ci può stare, eh? Allora, però, calcolando che lui è bello, secondo me è bello scarico, ci potrebbe stare attaccarlo con grande volontà d'animo. Secondo me. Quindi si va a fare così. Si va a fare così. Si va di nuovo a mettere una così. Si va a fare questo. Vado a fare così. Vediamo se non la sbaglio, eh? Che potrei anche sbagliarla in maniera abbastanza apocalittica. Potrei. Non è detto che lo faccio. Beh, l'abbiamo comunque mangiato, eh? L'abbiamo comunque mangiato. E siamo stati bravi qua, eh? A me siamo stati molto, molto, molto bravi. Lui poteva farci qualcosa? Non lo so. 1975. Io sono contento. Che vedevo di? Stiamo giocando comunque bene, eh? Ora non so, mo ci andiamo a fa'. Un attimo, una sbirciata a dove stanno gli altri. Allora, andiamo qua. Di Riccardo 2006. Vabbè, ma sapete che c'è? Ma io me l'accollo. A me va bene. Proviamo a farne un'altra? Proviamo, dai. Tanto ho fatto... Tra l'altro, sul primo canale c'è la challenge, quella piccante, la parte 2, che è fighissima. Che vi consiglio di andare a vedere. Poi è uscito Brawl Stars, sempre qua sul secondo canale, che vi consiglio di andare a vedere. E poi Clash Royale. Il problema qual è? È che purtroppo io non ho ciclato quello. È un problema. Perché lui sta in vantaggio. È anche vero che lui ce l'ha di livello 14, noi di livello 15. Probabilmente questo si è rotto talmente tanto le scatole di avere contro Golem e sta qua, che probabilmente appunto lo vuole utilizzare anche lui. Quindi noi sappiamo come si gioca questo qua. Noi sappiamo come si gioca. Esatto. Allora, io per forza di cose capite che devo per forza giocare così, no? Per forza. E vediamo che cosa succede. Non sarà così semplice, ragazzi. Non sarà così semplice. Lo sappiamo tutti, no?
Me le immaginavo loro, eh. Me le immaginavo loro, quindi io mi ero già preparato un attimino. Se loro mi vanno sull'estrattore, magari un minimo, un non nulla di vantaggio. Non lo so, è greve, perché lui ha iniziato meglio di me, purtroppo. Come vi stavo dicendo. Lui ha iniziato meglio di me. Abbiamo tutti quanti ciclato molto bene. E... ipoteticamente, ragazzi, la partita non credo si possa vincere. Se lui abilita, è una gran giocata, ovviamente. Ovviamente. Ok, quindi col fatto che comunque non abbiamo abilitato. Ok, non so questa quanto sia davvero buona. Questa non so effettivamente quanto sia davvero buona. Secondo me l'opponent un po'. Vediamo un po', eh. Se riusciamo a fare qualcosa di molto buono. Le frecce, guardate a sinistra, quello è molto interessante. Quello è molto molto interessante. Il problema è che se mi difendo da tutto siamo davvero troppo forti. Però ho le mie, ho i miei dubbi. Ok, allora forse abbiamo vinto. Se riesco a difendere qua. Tu son tosti, mamma mia, raga, tostissimi. Tostissimi. Ah, però peccato. E lui deve ciclare delle frecce. Peccato, eh. Secondo me non ce lo meritavamo, perché abbiamo recuperato molto bene. Abbiamo recuperato molto bene. Bastava veramente un non nulla di meno. Però purtroppo, essendo mirror match, essendo che lui aveva l'estrattore prima del mio, purtroppo ha dato i suoi frutti. Purtroppo ha dato i suoi frutti. E vedi, lui aveva praticamente questo giro qua. Cioè, se in questo momento avessi contro un mirror match, probabilmente vincerei io. Semplicemente perché ho l'estrattore. Tutto qua. Ci sta, per carità del cielo, ci sta. Io ovviamente gioco così per cercare di difendere il mio estrattore, non per altro. Secondo me l'abbiamo anche difeso l'estrattore. Secondo me l'abbiamo difeso l'estrattore. Allora, o mi gioco un altro estrattore, e secondo me ha valenza quello che vi sto dicendo, perché potevo fare anche l'attacco. Però secondo me sappiamo perfettamente che giocare l'estrattore è fondamentale per noi. E lui ha anche una carta che ci countera, cioè il boia. Secondo me ha senso. Ora, come difendiamo bene questa roba qua? Secondo me per forza così. E secondo me ha valore questa di roba. Mamma mia, proviamoci. Ma ragazzi, io non so come fare, eh. Io, ripeto, sarà molta, molta fortuna la mia, Lì c'è una roba incredibile a destra, è successa, a noi va strabene. Però capite che lui sostanzialmente è molto, 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 molto counter. Tanto, raga, tantissimo. Quindi sì, siamo riusciti a fare un piccolo miracolino. Lì stiamo anche difendendo e siamo stracontenti di questo. Siamo così. Lui non mi ha buttato giù la torre. Quindi in realtà noi quel poco che possiamo fare lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo e lo stiamo facendo anche molto molto bene. Però de base, raga, lui era counter. Non è che ve lo dico io, perché che veramente lui di base era counter. Sono anche riuscito a abilitare. Perfetto, quindi capite, questo era counter, sì, ma del giocare proprio non è che era sto grande fenomeno, Vediamo un po' un attimo dove siamo tornati. Abbiamo fatto un trofeo in più di prima, che vi devo dire, quasi quasi mi accontento. Non male. Peccato per la partita di prima, ve lo posso dire, peccatissimo per la partita di prima. Vabbè, dai, accontentiamoci. Signori, vi voglio un sacco di bene. Spero che il video vi sia piaciuto. Commentino, pollicione in su. Al prossimo appuntamento. Ciao, ragazzi.